Assessore, questa mattina i lavoratori di Messina Ambiente in sciopero, com'è la situazione? La situazione, innanzitutto i lavoratori hanno la mia solidarietà e dell'amministrazione, del sindaco. E noi abbiamo ieri deliberato un'anticipazione di cassa di 500.000 euro, stamattina già abbiamo mandato i mandati in banca e credo che in questi giorni verranno pagati gli stipendi. In questo caso precisiamo comunque che il problema non è scaturito appunto dal Comune ma dalla liquidità, dalla disponibilità finanziaria di Messina Ambiente. Sì, diciamo che è un po' paradossale che se il Comune ritardi un mese il trasferimento a Messina Ambiente non riescono ad anticipare lo stipendio. Poi in questi giorni state lavorando anche in prospettiva per risolvere quella che è la situazione della raccolta rifiuti a Taormina, il discorso contrattuale di Messina Ambiente, quali sono le prospettive? Allora, noi stiamo intanto rivedendo il contratto, la convenzione con Messina Ambiente che scade il 31 dicembre. Sicuramente chiederemo una proroga di un anno e nell'attesa stiamo cercando anche con i comuni del comprensorio di creare una SPA per la gestione dei rifiuti.